Gentili lettrici, gentili lettori di allround.net, buonasera. Una puntata speciale da parte di allround.net, appunto, col vostro direttore Fabrizio Noto. E questa sera tavolo romano, perché da pochissime ore è uscito fuori il comunicato da parte della società stessa, nella figura del presidente Claudio Toti, che egli stesso lascia la società dopo 20 anni di gestione. Come potete ben vedere, in mia compagnia ci sono i miei consueti capitani di lungo corso, come appunto Edoardo Lubrano. Buonasera, Edoardo. Buonasera a tutte e a tutti e buonasera a tutti voi, a te Fabrizio. E il nostro coach Gab Marini. Buonasera a te, Gabriele. Che non si sente come al solito, non hai attaccato il microfono. Buonasera direttore e buonasera ai nostri illustri colleghi, bentrovati. E soprattutto per la prima volta, per voi, ai tempi di appunto Around.net, finalmente abbiamo la voce, la memoria, il cantore, il descrittore della storia della Virtus Roma. Da sempre, che è Luca Pelosi. Buonasera e grazie di aver accettato il nostro invito, Luca. C'è Ciao, ciao a tutti, c'è sempre una prima volta. sempre la prima volta. Ricordiamo che Luca è fino adesso colui che si è dato da fare per cercare di appunto di narrare, di raccontare, di descrivere le storie straordinarie della squadra romana con le sue pubblicazioni, che hanno avuto un grandissimo successo e alle quali noi siamo anche affezionati per tanti motivi, Luca. Poi ci racconterai anche cosa ti ha spinto, che cosa ti spinse all'epoca a fare quelle tue pubblicazioni. Ma diamo intanto voce subito a te, Luca. Allora, la tua impressione dopo aver letto questo lungo comunicato, lungo, insomma, sono una cinquantina di righe dove Claudio Toti parla del suo disimpegno. Intanto grazie ancora per l'invito, grazie a tutti e tre perché delle pubblicazioni che hai parlato, ne avete ai tempi parlato tutti e tre appunto. Allora, la prima cosa che ho pensato è stata, ma sarà la quarta, la quinta o la sesta volta che leggiamo una cosa del genere? Poi sono andato ovviamente a leggerla nel dettaglio perché è chiaro che di fronte a, forse diciamo, la prima reazione appunto a questa forma di autodifesa, no? Ironica. È chiaro che il rischio del al lupo c'è, ma il rischio in entrambi i sensi, perché la favola al lupo finisce che poi la cosa è vera veramente, ma non ci crede nessuno perché le altre volte non era stata vera, no? Quindi Esatto. non escludo neanche che nel discorso al lupo possa starci anche che stavolta sia vero. È un annuncio che abbiamo già sentito, in altre circostanze dove poi dopo la cosa, per motivi di volta in volta diversi, non si è verificata, perché i fatti sono qui a dimostrarlo. Per cui sì, ok, c'è questo annuncio e adesso vediamo cosa accadrà. L'altra cosa che ho pensato è stata, ovviamente, ma come pochi giorni prima, colui che formalmente è il presidente, cioè Sandro Toti, aveva fatto delle dichiarazioni tese a un rilancio della proprietà attuale e invece il Ma accendi la proprietario luce dice qui questa sulla cosa porta? oggi, La come luce? minimo faceva un po' strano, mi ha fatto un po' strano questo aspetto. Dopodiché, secondo me, l'unica posizione può essere quella di attesa, siccome appunto non è la prima volta, le altre volte attraverso direzioni diverse si è arrivati in un punto dove non è detto sia lo stesso al quale si arrivi adesso, però il discorso al lupo è pericoloso, perché così come la prima cosa che mi è venuta in mente a me, e credo anche ad altri, è stata, l'abbiamo già sentita questa cosa, potrebbe essere anche la stessa cosa che potrebbe pensare chi eventualmente, se c'è, perché non credo ci sia, potrebbe essere interessato a subentrare. Perché ricordiamoci che lo sappiamo benissimo, non c'è la fila per acquistare, rilevare la Virtus Roma, poi sul termine dovremmo metterci d'accordo, perché acquistare credo proprio nessuno, ma non credo neanche sia giusto metterla in vendita. Certo. Non c'è la fila, ma non c'è mai stata, cioè non c'era neanche quando l'ha presa Toti, non c'era in fila neanche lui. Qualcuno andò da lui e gli propose questo affare. Edoardo,
A questo Sì. punto, tu cosa dall'alto dei tuoi anni di storica militanza, Di vecchiaia. non di vecchiaia, esperienza, tu dici esperienza, dici esperienza, Appunto. qual è il tuo pensiero? La prima reazione è stata assolutamente identica nelle parole, nelle virgole e in tutto, e probabilmente anche nella faccia, a quella di Luca quando l'ho letto. Poi però io trovo che il tono generale di questa lettera, di questo comunicato, sia più serio degli altri che ho letto. Per esempio, mi viene in mente quello che sembrò all'epoca clamoroso del 2012. Mi sembra tutto molto più serio questa volta. E nel giro di queste poche ore, le pochissime, ovviamente, ma mirate verifiche che ho fatto, mi dicono che questa volta potrebbe veramente essere quella buona, quella della fine della favola del lupo al lupo, perché questa volta è come se Claudio Toti sia un po' costretto a farlo. E dal fatto che le sue aziende, non è che lui non ha più i soldi per investire nella Virtus Roma e che i soci con cui è naturalmente in accordo nelle aziende di famiglia fanno sempre più fatica a accettare il fatto che si investano dei soldi nella pallacanestro che non dà. Non a Toti e alla Virtus Roma, in Italia non dà nessun tipo di resa di nessun genere, e quindi Toti è sempre più in difficoltà nel giustificare appunto questi investimenti. Inoltre, adesso, probabilmente con colpevole ritardo da parte mia, metto insieme dei piccoli pezzetti il fatto che più o meno tutte le altre società, anche di A2, in questo periodo disgraziato di chiusura che il nostro paese ha vissuto, comunque dopo un po' hanno cominciato chi ad annunciare un giocatore, chi a confermare un allenatore, chi a dire comunque vogliamo prendere Luca, comunque abbiamo chiuso Ma con scusami Gabriele. Edoardo, scusami, ma proprio tu qualche giorno fa hai fatto proprio un'intervista di che Sì, citava quella Luca. era fa sì, sì, l'aveva fatta a me Claudio Tu sei Alessandro stato Toti. l'unico Però che è io riuscito a. credo, sì, però io credo che, credo che Alessandro non sia interessato nel senso che non sia coinvolto, meglio, al 100% nelle vicende delle aziende di famiglia e che quindi forse non è a conoscenza di tutto quello che accade nelle aziende di famiglia e di quelle che sono le opinioni, i pareri, le decisioni dei soci di Claudio Toti. E quindi probabilmente lui è andato un po' non a ruota libera, ma insomma ha detto quello che realmente pensava e soprattutto anche se avesse intuito qualcosa, diciamo così, forse non era quello il momento di dire altro perché aspettava il padre, che è il proprietario, perché ricordiamoci che Claudio è il proprietario. Sì, E quindi è certo. lui che ci mette i soldi. Che si è momentaneamente defilato per le note Sì, vicende che si dovrebbero chiudere comunque breve, anche esatto. assolutamente sì. Quindi, come dire, io ho la sensazione che questo sia veramente il momento della fine di una carriera lunga 20 anni, la più lunga in Serie A di presidenza e di Sì, proprietà. sì. Adesso sarà il presidente di Reggio Emilia a diventare il più lungo, una carriera che però soprattutto lascia sicuramente ci ha lasciato grandi giocatori, grandi emozioni, due finali contro una squadra che non doveva esserci, che non è ovviamente la Virtus del titolo del libro di Luca, ovviamente, ma era la Montepaschi Siena, La tanto tanto amata Montepaschi Siena. amata Montepaschi Siena, che però c'era e purtroppo ha vinto quei due titoli. E ci lascia una Supercoppa che però, voglio dire, è roba appunto di 20 anni fa, ci lascia tante belle cose, ma non ci lascia nulla. E perciò chiudo e vengo al discorso finale di Luca. Oggi che cosa vendi? Il titolo sportivo, il contratto di Tommaso Baldasso e basta. Perché, ed è la cosa che io personalmente gli rimprovero a Claudio Toti in maniera più forte
è quella di non aver neanche costruito un pallone presso statico con quattro stanze per la sede della società e per fare gli allenamenti e far giocare le squadre giovanili. Questa è la cosa, secondo me, imperdonabile che oltretutto un costruttore di professione, insomma, francamente in 20 anni mi sarei aspettato che avrebbe fatto. Gab, è stata una requisitoria abbastanza severa questa di Edu o forse c'è qualcos'altro da diciamo, aggiungere? Dici il tuo pensiero. Neanche un po', neanche un po'. È stata una requisitoria precisa che si è legata alle parole di Luca e che tutti noi in qualche modo, diciamo, giornalisticamente non funziona che tutti andiamo nella stessa direzione, se no fra un po' non ti seguono più solo around, se diciamo tutti la stessa cosa. Allora, non fa una piega. Voglio rompere le uova come faccio il mio solito, voglio essere cinico. Però, bene, io ancora non avevo parlato, ma vai. Vabbè, ma il tuo pensiero un pochino lo conosco, quindi stiamo andando tutti nella direzione che Edo, nell'alveo che Edo ci ha disegnato. No, io voglio essere cinico. Noi all'inizio della stagione avevamo, giocando in maniera cinica, avevamo detto che si sarebbe passati a breve tra Virtus Roma, Virus Roma. Ecco qua quello che è successo. Questo virus ha colpito duro. Perché dico questo? Al di là della battuta cinica e tutto, è che l'ingegnere aspettava questo momento, evidentemente. Aspettava questo momento. Questa è la ciambella più grande che potessi ricevere, perché questo è il momento giusto. Perché faccio questa riflessione? A parte che chi conosce caratterialmente l'ingegnere può convenire con le mie parole, ma faccio questa riflessione personale perché se ci pensate, pochi giorni, poche settimane fa, lui aveva preso una portata in faccia da tutti i tifosi e gli amanti di Roma, come l'ha chiamati lui, con la storia del crowdfunding. Certo. Lui ha preso una portata incredibile. Sì, sì. Allora, vero. Allora, se hai gli attributi e tu il giorno dopo dici: signori, questo gioco non mi è riuscito, ringrazio tutti, sono un po' arrabbiato con voi, ho comunicato male perché ho detto tra le righe: chi ama la Virtus ora lo dovrà dimostrare. In un paese così in difficoltà, io tiro fuori 250 euro per fare la quota minima del crowdfunding per avere una sciarpetta giallorossa tutto l'anno, e questo vuol dire che io amo la Virtus. Ecco, c'era un ricatto sotteso che non è piaciuto alla pancia dei tifosi. Qui io ho nomi e cognomi, quindi ve lo posso dire. Detto questo, si prende questa portata in faccia e da lì in poi che stagione sarà? Arriva il coronavirus, sdraia tutto e tutti, soprattutto il basket, perché il calcio la forza di rientrare e ricominciare ce l'ha, spadafora o no, la forza ce l'ha. E il basket no, e quindi lui in questo momento ha scelto, non so, forse il dottor Sottile, pure lui ha scelto il momento più giusto per dire: signori, ancora una volta parlo alle istituzioni. Lui lo dice nel testo, se vedete, sì, rilascio al comune, segnato tutto alle istituzioni, sì, quindi sì, ancora sì. Una volta ti fa capire che lui parla con le istituzioni, non per dire: eccovi le chiavi, quello che io mi sarei aspettato, eccovi le chiavi, fatene la cosa migliore. No, per dire alle istituzioni, tra le righe: signori, io lascio, venitemi incontro, è l'ultima chiamata che faccio. Lascio, non ce la faccio più. La tua disamina è abbastanza interessante, va in controtendenza, ma neanche tanto, a quello che ha detto prima Luca, che è da sempre stato assolutamente schierato sempre dalla parte della squadra e non della società, anche perché non dimentichiamoci, noi siamo tutti sempre schierati da parte della squadra perché siamo sempre fondamentalmente innamorati di quella maglia, di quei colori, eccetera eccetera. Poi che ci sia Claudio Toti, che ci sia Edoardo Lubrano, che ci sia Luca Pelosi, a noi non ha mai interessato più di tanto. Dico il mio pensiero, io sono molto allineato sulla lunghezza d'onda di Luca e anche di Edoardo. Se veramente qualcosa cambierà, lo scopriremo solo vivendo, come diceva Lucio Battisti nella sua famosa canzone, però effettivamente è un comunicato un po' differente rispetto
ci intendiamoci, negli anni passati, le conferenze stampa, gli annunci, adesso faccio così, adesso faccio cos'ha, adesso... Ora, siccome probabilmente non può convocare una conferenza stampa, ha deciso, ha rotto gli indugi, probabilmente anche perché intanto in NBA hanno deciso che l'anno prossimo si riparte il 27 settembre, poi parliamone di questa scelta che secondo me è insensata, il 15 maggio dire che si ripartirà il 29, il 27 di settembre con 18 squadre in un momento in cui non si sa effettivamente quante saranno nelle condizioni di diciamo, poterlo fare. Ma questo No, questa è solo una chiamata per gli sponsor, mi permetto di dire. Tu fai una cosa del genere, dai cifre certe, così puoi andare a negoziare subito. Guardi, e noi ricominciamo. Poi, ovviamente, come dici tu, ma chi lo sa? No, io posso solamente dire quello che so io attraverso le mie fonti. Io so che addirittura lui stesse pensando appunto a un progetto per costruire la famosa, ormai è fantasmagorica e direi quasi mitica, casa della Virtus Roma. No. Così no. Mi è stato riferito. Oh. No, quella si sarebbe fatta con i soldi del crowdfunding. Sì, come asset, esatto. Come asset. Allora, io sono invece stupito invece di un altro aspetto, che francamente è questo che poi mi allarma e che mi fa pensare che, come diceva il saggio, niente di nuovo qui sotto il sole. Com'è possibile che padre e figlio non si parlino? Cioè che non, che, allora, tu 7 giorni fa, Edoardo, fai l'intervista al presidente, direi pro tempore a questo punto, a Sandro Toti, il quale ci conforta e dice: beh, ma sì, abbiamo Baldasso, però abbiamo voglia di rimanere in Serie A. Io ho detto bene, ho detto che ci siamo tutti un pensiero, almeno nel silenzio più generale c'è questa voce. E oggi arriva sta doccia gelata, ma non fredda, direi proprio gelata, tipo il meno 20 sul collo. Cioè, ma si parlano tra padre e figlio? Guarda, scusa Fabrizio, ti interrompo. L'aspetto più importante in realtà oggi è uno che ha sottolineato Luca nel suo intervento, e cioè, ammesso e non concesso che sia valido il mio pensiero, e cioè che questa sia la volta buona, la cosa più, diciamo così, grave è il fatto che non c'è in questo momento nell'ambiente romano, non c'è nessuno interessato anche a prenderla a gratis, come si dice. Questo è l'aspetto, il che vuol dire che questa società, ammesso e non concesso che il mio ragionamento sia valido, e cioè che questa è la volta buona, che questa società non è mai stata, così come adesso, oggi, 17 maggio, vicina al fallimento. Che qui non si tratta di Serie A, 2, B o C, si tratta di nulla. Nulla. Questo sia l'aspetto più importante. Ripeto, partendo dal presupposto che io abbia ragione, poi se mi sbaglio... Io faccio un'ultima considerazione, porgendo quindi automaticamente la voce a Luca Pelosi, che ne ha ben d'onde sicuramente molto più di me. Luca, ma secondo te è normale continuare con questi teatrini, padre che non parla col figlio, figlio che non parla col padre, che non fa che denotare... quantomeno una distonia di programmazione, quantomeno. Allora, la distonia non è la prima volta che capita. Abbiamo anche avuto casi di dirigenti che dicevano cose, venivano smentiti dalla proprietà, eccetera. Certo, la particolarità, tu dici giustamente, che tra padre e figlio forse ancora è già eccessivo, ovviamente. A pranzo, a cena, a colazione. Ciao papà, come stai? Hai voglia? Scusami. No, capisco. È chiaro che Edoardo ci ha dato comunque un elemento in più, e cioè che perché sicuramente lo sa, ed è molto probabile, tutto ciò dipende non tanto dalla situazione del basket, ma dalla situazione di tutta l'azienda di famiglia, è anche possibile che il figlio non sappia le cose dell'azienda di famiglia in generale, pur essendo il presidente della Virtus Roma. E questo però mi ricollega anche a situazioni precedenti della storia di questa società, perché si dice giustamente questo è un momento particolare, un momento di crisi, ed è vero, ma era un momento di crisi per esempio sia nel paese sia nell'azienda che aveva la Virtus quando il gruppo Ferruzzi fece la fine che ha fatto,
da Gagliardini in giù, no? Esatto. E nel 1992 era cominciata una crisi finanziaria mondiale. Yeah. E si dicevano le stesse cose. Momento di crisi, Gruppo Ferruzzi se ne va e nessuno la vuole. Ed era vero. Sì, nonostante sì. ciò, il Gruppo Ferruzzi lasciò una persona, Angelo Rovati, che ci ha messo un anno e mezzo, ma alla fine una soluzione l'ha trovata. Certo. Così come anni prima il Banco di Roma lascia, perché il Banco di Roma faceva parte, siamo tutti un po' vecchiotti, quindi lo sappiamo, faceva parte dell'IRI, o meglio l'IRI era il maggiore azionista del Banco di Roma. Ah, mi hai ricordato una cosa terribile. Esatto, l'IRI, presidente Romano Prodi, decide che alcune attività vanno dismesse, tra le quali l'impegno della banca nello sport, e quindi dà questo mandato. Quindi anche lì è un discorso che va più grande del basket, più grande della realtà Virtus, cioè, che a cascata va sulla Virtus, come nel 92, come appunto nell'89. E lì succede la stessa cosa, però, perché non è che la banca prende e sparisce, la banca trova, tramite alcune persone, tra le quali anche lo stesso Rovati, anche in quell'occasione, trova, e ci mette un anno e mezzo anche lì, qualcuno, il Gruppo Ferruzzi in quel caso, quindi anche addirittura una realtà altrettanto valida, che possa proseguire a far esistere la Virtus. Attenzione, in entrambi i casi, così come lo stesso Corbelli, non è che stava in fila per comprare la Virtus, gli viene prospettato un affare con una Virtus che era in A2, quindi addirittura valeva meno di quello che vale adesso, probabilmente, perché stava in A2, non aveva zero patrimonialità, aveva qualche contratto di qualche giocatore, che tra l'altro furono scambiati con Forlì e con Corbelli. Quindi, in tutti i casi in cui, compreso, e arriviamo anche al momento in cui tra il 2000 e il 2001, e anche lì con due anni di tempo, perché tra Corbelli che molla, che o meglio che annuncia di mollare, e Todi che entra, passa almeno un anno e mezzo. Sì. Un anno e mezzo nel quale non è Todi che dice io sto in fila e voglio la Virtus. Qualcuno va da Todi, la metto molto semplice, però dobbiamo... No, ma sei perfetto. La molto perfetto. Qualcuno va da Todi e dice ti interessa questa cosa? No, gli dice, non è che gli dice ti interessa, scusami Luca, gli dice prenditi la Virtus. Esatto, vabbè, è una sì. Tutto questo per dire che non è mai successo che nella storia della Virtus ci fosse qualcuno che bussa e dice io sono interessato, io la voglio. È sempre successo che chi ce l'aveva nel momento in cui se ne andava si faceva carico di trovare il proprio successore. Ed io, anche se sicuramente non ci sta ascoltando, spero che Claudio Todi faccia altrettanto. Che si faccia carico lui o che affidi questo compito a qualcuno, perché anche questo è un fatto in passato, di trovare un suo successore, se no la Virtus sparisce. Luca, perché lei non, ripeto, detto, non è mai non successo è... che arrivasse qualcuno che dicesse io la voglio, anzi forse è successo proprio negli ultimi anni e per motivi probabilmente anche legittimi è stato proprio Claudio Todi a dire di no, se è successo, perché sono due o tre vicende insomma un po' chiare che poi sono state. Bravo Luca, però perché non lo ha detto nel comunicato? E questa è la cosa che mi fa riflettere molto male. Per questo ci tenevo a dirlo, ecco. Bravo. Ma soprattutto quello che ha detto Gab Marini è assolutamente solare a questo punto. Quindi ha lanciato il solito urlo, il pianto disperato per dire ci aiutatemi, ci fate più come dire a Napoli, e siamo alle solite. Ma io ribadisco, Luca, c'è Edu e Gab, e io voglio sentire un attimo Gab, ma toglimi la curiosità, io sono francamente stanco di questa situazione. Sono anni che noi aspettiamo, che ci illudiamo. Nel 2018 siamo tornati al Paleuro, allora abbiamo scritto tutti, dai, forza, si riparte, siamo stati lì e abbiamo taciuto completamente su tante cose che avremmo potuto scrivere, non abbiamo scritto, perché vogliamo bene alla Virtus Roma e a questa dirigenza, perché comunque noi conosciamo gente che ci lavorano, che si fanno il mazzo da tempo immemore, e quindi per carità di patria siamo stati zitti. Ma non siamo, io sono francamente stanco di questi annunci. Perché se la pallacanestro a Roma deve scomparire ai vertici, ce ne faremo una ragione. Che cosa devo dire? Allora, prima sono stato cinico al 100%, ora sarò cinico al 50%. Quello che dici tu
quello che dici tu, 50% di sentimento adesso che esce fuori. Sì, sì, perché ha tirato fuori la parte del tifoso, il direttore. Sì, quello che dici tu io lo traduco con la parola ricatto ai tifosi. Questo è un ricatto per la gioia di essere, attenzione, lui è il proprietario, lo dobbiamo solo ringraziare per i soldi che ha messo, per la quota parte sua lo dobbiamo ringraziare. E per però, i due scudetti che ha vinto, vero Edo? E per i due scudetti che ha vinto, vero? Bravo, certo. Beh sì, perché Va ringraziato su ogni fronte assolutamente per come si è fatto consigliare bene e come si è fatto consigliare male, per tutta una serie di cose, grazie, questo sì. Però negli ultimi anni, caro Presidente, hai tenuto sotto scacco una tifoseria che, con tutto rispetto per Forlimpopoli, non è Forlimpopoli questa è la capitale. Se tu non ce la fai, riconsegni queste chiavi del giocattolo. Invece hai voluto mantenere la tua presenza in parterre, sappiamo tutti che è un salotto di visibilità il basket, quindi hai voluto essere quello che sei, va bene tutto, ma a danno dei tifosi. Non ci dimentichiamo che pochi anni fa ci siamo autoretrocessi, anche quella sportivamente parlando è una mezza onta nei confronti dei tifosi. Volevo però aggiungere una cosina che ha detto Luca, molto interessante. Lui non fa i nomi perché è un giornalista serio, non è come me. Io invece non è come noi. I nomi li faccio. In questo paese nessuno va a comprare qualcosa da qualcun altro. Quello che dice lui si chiamava Capitalia. Quando il presidente di Capitalia nel calcio va da Tanzi e gli dice prenditi il Parma. Nel calcio con la Lazio va da Gragnotti e gli dice prenditi la Lazio, poi lo fa con Lotito, ti aiuto io a spalmare 560.000 rate in 35.000 anni. Andateci un po' voi all'Agenzia delle Entrate a chiedere di spalmare i vostri debiti in Cesenza. Che non abbiamo, prima di dire, non abbiamo. E ancora una volta Capitalia, si chiamava in un altro modo, recentemente va da Di Benedetto, poi va a Lotta e gli dice prenditela tu la Roma. Quindi Luca ha assolutamente ragione. Queste cose funzionano così. Con Toti non ha funzionato perché? Non ha funzionato perché le banche si sono svegliate pure loro e non ci parlano più con le persone che non vogliono lasciare la macchina. Mi spiego meglio. Voi, e poi passo la parola, comprereste un'automobile con tutto l'autista dentro? Cedo, tu te la compreresti la macchina usata dal presidente Claudio Toti o Alessandro? No, scusami, scherzi a parte, noi le stiamo buttando un po' allegramente perché comunque è sempre una cosa triste, però sempre a livello sportivo. Le cose tristi vere sono altre, ma al di là di questo... No, assolutamente. Scusami, tu hai usato un termine, mi pare che l'avessi detto tu, c'è un gesto che manca. Che può valere per la macchina, per una casa, per una società sportiva. Consegno le chiavi. Esatto. È quello esatto. Che... Esatto. Ne esci da signore. Ma quello che mi fa arrabbiare, in senso sempre lato e sempre giornalisticamente parlando e via dicendo, per la prima volta, dopo tanti anni, era venuto al capezzale della Virtus Roma un personaggino che tutti sanno, che io stimo profondamente, che è Nicola Tolomei, che forse non ha fatto quello che aveva promesso, forse i suoi risultati inferiori, superiori, questo non lo so, ma aveva smosso un po' di acque, anche perché finalmente mediaticamente si cominciava a parlare un po' più di Virtus Roma, c'era qualche introito, qualche sponsor nuovo, si respirava un'aria diversa. Ora, nel momento in cui hai comunque una persona che va in giro a procacciare business per la tua Virtus Roma, e prima non l'hai avuto, o non ce l'hai avuto, o forse ha lavorato male, perché? Cioè, in questo momento molli ora, quando tra l'altro poi Alessandro Toti, Edu, ha detto che probabilmente sarà anche un budget inferiore rispetto allo scorso anno. Sì, ma il problema, ragazzi, scusate, secondo me, secondo la mia visione delle cose, frutto di quello che, ripeto, in queste poche ore, sia chiaro, sono riuscito a mettere insieme, è una questione industriale. Io ho un'azienda che non è tutta mia, ma nella quale ho dei soci. Le decisioni sugli investimenti non le prendo da solo, ma le prendo anche con l'accordo dei miei soci. Se i miei soci a un certo punto mi dicono su questa cosa non ti seguiamo più, io quella cosa
o sono in grado da solo di sostenerla, oppure non posso più farla perché i miei soci mi tolgono l'appoggio e il sostegno, la pecunia, diciamo così, la possibilità di investire in questa cosa. Allora, io credo che la questione sia questa adesso, oggi, e cioè che Claudio Toti non abbia più la possibilità, non che non abbia i soldi, sia chiaro, ma che non abbia la possibilità come azienda proprietaria della Virtus Roma di investire ancora, anche solo tra virgolette, sia chiaro, 3 o 4 milioni di euro nel basket, perché i suoi soci probabilmente gli hanno detto a un certo punto adesso basta, perché anche la nostra azienda soffre della crisi generale, della crisi Covid, e quindi facciamo delle operazioni diverse. Come diceva Luca prima, risalendo alla storia della Virtus, solo per risalire alla storia della sola Virtus Roma, le famose dismissioni fatte dall'IRI, fatte poi il gruppo Ferruzzi è un caso a parte, naturalmente, certo, è partito per altri motivi, e quindi la Virtus di conseguenza, sappiamo, quello fu un botto, direi, quasi mondiale. Raul Gardini si tolse anche la vita, quindi sì, appunto, fu una cosa mondiale, però anche come ripercussioni. Quindi credo di aver capito che questa sia la situazione di adesso. Dopodiché è chiaro che è tutto molto triste per noi che seguiamo la Virtus Roma, per la gente che conosciamo che forse perderà il posto, o forse no, per l'indotto che comunque significava per la società. Tutti gli altri ragionamenti, finché non ne sapremo di più o meglio, sono tutti ragionamenti, tutti quelli che stiamo facendo sono tutti condivisibili, io non ho niente da dire, però se questa è la situazione credo che sia inevitabile. Quanto al fatto che poi ci sia qualcuno che debba andare da Luca e dire: Luca, amico degli amici, ta pigliare sta società. Vedrai che ne avrai dei buoni. Tu non puoi rifiutarti. E poi fai un favore a un amico di un amico, perché in non Italia scherziamo. Le cose vanno così. Sì, certo, sto scherzando. Le cose vanno così. Okay. Non la Virtus Roma è un dettaglio, naturalmente. Luca, fammi fare una domanda a Luca. Luca, attenzione, succede anche nell'NBA, Succede anche sì. Con non è niente di scandaloso. Detto molto no, più forte, no, no, no. Però molto più forte. È molto più regolarizzato, dove la Lega non si inventa dall'oggi al domani le classifiche per stabilire che sale Torino. Perché deve salire Torino in Serie A? Questo faremo poi una bella puntatina in settimana, faremo una puntatina, cioè preparatevi. Quali sono questi parametri? Perché deve salire Torino? Secondo il ranking che abbiamo stabilito. Quale ranking? Quale ranking? Sono straordinari, come diceva Luca. Prima Luca e poi Gab. Luca, come ha detto giustamente Edu, e non è una sviolinata, tu sei una persona seria e qualificata per poter dare una risposta. No, vabbè. Troppo buono. No, vabbè, ma lo hai dimostrato con la tua carriera, con la tua credibilità. Ma io faccio la domanda. Allora, tu che conosci dalle radici profondamente, come anche Edu, come anche Gab, io sicuramente un po' meno perché non sono romano, sono stato adottato, e dal 2008 conosco giornalisticamente le cose della Virtus Roma. Ma è veramente credibile che a Roma non gliene frega un bip a nessuno della pallacanestro ad alto vertice? Secondo me no, non è credibile, ma io non capisco neanche perché limitarsi a Roma, nel senso che abbiamo fatto dei casi Gruppo Ferruzzi, Ravenna, Corbelli, Forlì, Brescia. Forlì è perché aveva Forlì, quindi non vedo perché limitarsi a Roma. Ci sono state dei contatti, manifestazioni di interesse, chiamateli come volete, nel corso degli ultimi anni da parte di gruppi anche esteri, quindi in assoluto secondo me non è credibile, non solo a Roma, ma non mi limiterei assolutamente a Roma, assolutamente no. Io invece mi ricollego a una cosa, a un concetto che ha espresso Gabriele. Allora, così come no, sono stati fatti appelli a come ha detto lui, è questo il momento di dimostrare, cioè chi vuole bene la Virtus faccia questo, chi vuole bene la Virtus faccia quest'altro, ok,
chi vuole bene alla Virtus faccia in modo di trovare un nuovo proprietario, e solo una persona può farlo. Chi ce l'ha adesso? Perché, ripeto, perché così è successo. Per cui a me sembra che siamo finiti in un cul-de-sac. È il momento, no, non è il cul-de-sac, è proprio il momento di fare così, perché così fu fatto con lui. Non c'è un'altra strada, ripeto, se stiamo parlando, dobbiamo di aspettare che qualcuno si faccia avanti, sappiate che non si farà avanti nessuno. È vero. Diciamolo adesso. La Virtus continuerà a esistere o se Claudio Toti ci ripensa o se Claudio Toti troverà un suo successore. È proprio semplice, secondo me. Terzur non dato, ti ricordi? No. Gab. Sì, che non significa, sono d'accordo, la linea è tracciata. Non significa che non ci sia nessuno interessato, però, perché no, anche un gioco questo logico. Io magari non vengo a bussare, perché un conto è se tu me lo chiedi, un conto sono io che busso, no? Certo, se devo trattare. Certo. Però io faccio solo notare una cosa, Gab. Dal mio singolarissimo e sindacabilissimo punto di vista, è vero che il paese adesso è sdraiato per la situazione Covid-19, eccetera, eccetera. È vero che la situazione, sicuramente già il calcio potrebbe ripetere, ma questo non è il momento migliore per puntare qualche fish. È il momento giusto per puntare qualche fish. Assolutamente sì, e fammela dire brutta, puoi anche andare a chiedere qualche soldino in questo momento, e forse i tassi di interesse non sono poi così alti, te l'ho detto che la dicevo brutta, quindi se vuoi continuare questo è il momento. Però lui ha fatto una scelta molto precisa: tra le aziende di famiglia, virgola, a capo, la mia famiglia e lo sport, mi disimpegno nello sport. Amico mio, l'hai fatto con 4, 5, 6 anni di ritardo, però vabbè, insomma, va rispettata la scelta, perché ci mancherebbe, il presidente la Virtus va rispettata. Non so che gli racconti adesso ai tifosi, perché quello che hai fatto oggi lo hai fatto alle istituzioni, lo hai fatto a Petrucci ti ha subito ringraziato, ringrazio che il presidente lo abbia fatto prima con me e poi alla stampa. Hai fatto questo, hai fatto quello, è retorica, benissimo. E mo devi parlare alla pancia dei tifosi, devi parlare ai tifosi, devi trovare il modo. A chi lo fai fare adesso? A Tolomei? No, chi lo fa adesso? No, vabbè, non lo so, signori, prima Luca brillantemente ha ricostruito tutta il passaggio, no, dal Banco Roma. È un periodo in cui succede di tutto, cioè che senti in televisione un Romano Prodi che dice che lo Stato adesso deve intervenire, lui che ha smantellato le aziende statali. Viene francamente un po' da ridere. Siamo veramente il liberista che chiede l'intervento statale. È qualcosa di fantastico. Tra poco mi sa che il cielo diventerà giallo, e cammineremo tutti di lato, può veramente accadere di tutto. Io non voglio commentare quello che dice Prodi, io dico soltanto no, credo. Io sono stato devastato, sono rimasto io credo solo che siamo in una situazione così eccezionale come non accadeva dal dopoguerra, che francamente non so cosa pensare che sia meglio o cosa chiedere a chi soprattutto. E poi il ragionamento di Gabriele e di Luca, che forse questo è il momento giusto per investire dei soldi, posso anche essere d'accordo, ma la domanda che faccio è: nel basket italiano? Se continuiamo, scusami Edoardo, ma se continuiamo sempre a darci le martellate lì, non mi sembra evidente che non se ne uscirà mai, perché è vero che non è che io ho la soluzione, non siamo neanche demandati noi a trovare le soluzioni. Noi possiamo fare delle ipotesi, così suggerire delle cose, ma se chi comanda da anni mantiene questo sport, questa disciplina in uno stato comatoso, nonostante tutti i comunicati e le cose che ci arrivano ogni giorno, va bene, non decide mai per un vero cambiamento e continua sulla falsa riga di quello che sono stati questi anni,
è evidente che io faccio molta fatica a pensare che in questo momento qualcuno abbia voglia di investire dei soldi. Ma sapete quali sono le cifre che i cosiddetti sponsor, che la buona parte sono cambi merce, le cifre che hanno investito gli sponsor nella Virtus Roma quest'anno? Sì, quello sì. Che ci ha messo di più, ci ha messo 50.000 euro, che per carità, sia chiaro, rappresentano in assoluto una cifra di tutto rispetto. Rispetto allo zero di prima, cioè, capito? Io spero che noi quattro insieme li guadagniamo all'anno, spero. Ma io sono lontanissimo anche dal 5, lasciamo perdere. Ma quindi sono una cifra di grandissimo rispetto, ma rispetto, scusate il gioco di parole, alla una sponsorizzazione in una città come Roma, dove numericamente ci sono tante aziende, tante possibilità, forse solo sicuramente Milano ne ha di più, ma insomma Roma, diciamo, è la seconda, è quella che ne ha messo di più è 50.000 euro. Ci sono 10.000, 20.000, 15.000, cioè parliamo per questi livelli di sport cosiddetto professionistico, parliamo di livelli molto bassi. Ok, perché è una disciplina che non tira. Esatto, ma che prodotto mi devo comprare a 50.000 euro? Che prodotto mi dai? Mi dai un bacino immenso come Roma, ma non puoi comunicare che Roma è fagocitata solo dal calcio, anche questo riga 2 del comunicato. Tu devi venderlo un prodotto, devi vendere ottimismo. Signori, non ha torto Gabriele, sono anni che viene comunicata solo negatività. Esatto, bravissimo. Cioè, non sono anni che viene comunicato quanto è una sofferenza avere la squadra di Roma. Allora, maggior ragione. Perché dovrebbe. Poi, dopodiché, sono d'accordo con voi: il mondo del basket dovrebbe sfruttare tutta questa occasione per ripensare a se stesso, al modo in cui si organizza. Noi pensavamo che alle esperienze che offre ai propri appassionati, perché poi la base sta lì e tutto da lì deve ripartire, perché se l'appassionato si diverte ed è contento ed è gioioso, le aziende vengono attratte per poter investire su questo prodotto. Ma se gli crei un prodotto generale, che riguarda, scusami Gabriele, poi finisco, tutto il sistema, di cui la Virtus Roma è un ingranaggio, per cui diciamo ha la sua percentuale di responsabilità. Nello specifico della nostra piccola realtà, per anni comunicare che avere la squadra di Roma è una sofferenza, secondo me non aiuta. Ecco. Vi ricordate 14.000 persone che andavano a vedere Danny Ferry e Brian Yashow? Dopo abbiamo visto chi era, non tanto Danny Ferry, ma Silkwood. Brian Shaw, che si è finito la carriera ai Lakers, dopo l'abbiamo capito, sì, era un bel prospetto, ma 14.000 persone, di cui la metà, ragazzi, lo sappiamo, non sapeva le regole a Roma, del basket, e riempivano il Palaeur, lì chiaro. Perché? Perché hai venduto un prodotto meravigliosamente, certo. E visto che non hai fatto più, perché non hai venduto più un prodotto? Allora, probabilmente, scusami Edu, ti do subito parola, volevo dire che nei prossimi giorni vediamo se riesco a portare ci cade a fagiolo, come dicono in Croazia, il presidente dell'Aquila Trento Basket, che è schiacciata dalla pallavolo, ribadisco, schiacciata dalla pallavolo nel giro di un decennio, è giunta ai vertici del basket nazionale. Trento, non stiamo parlando di Roma. Cioè, schiacciato, lui mi ha detto, noi eravamo assolutamente inesistenti. Abbiamo lavorato, abbiamo spinto, e come diceva il comico, è patapim e patapam, piano piano siamo arrivati. Vai. La provincia è diversa da una grande città. È una questione reale. Attenzione, io non voglio mica con questo sminuire i meriti dell'Aquila Basket Trento, che ha fatto un lavoro meraviglioso, e sono anche da prendere ad esempio, però... facciamo il paragone. Vogliamo parlare di Brescia con Milano, dove Milan e Inter hanno vinto coppe di tutti i generi. Non ho mai sentito nessun proprietario, presidente dell'Olimpia Milano, dire ma qui a Milano si parla solo di calcio. Questo avete ragione. Terzo,
Silkwood era Michael Cooper, Gab, non era Brian Shaw. Mano di seta. Io la voglio approfondire, ce la giochiamo sta cosa? Pelle di seta era Cooper? Michael Cooper. Vabbè, non raggia però, Dopo vado a svelare un po'. Silkwood era mano di seta, che poi non era esatto, la traduzione non è esatta, ma insomma, mano di seta era Michael Cooper che mano giocava di seta, sì, era già dei tempi ai Lakers era chiamato così. Esatto, okay, esatto. Okay. Che Michael aveva un Cooper. Tiro di una dolcezza, giocatore straordinario. No, vabbè, che se apriamo quel periodo lì. Vabbè, abbiamo visto che... Peccato che non gli spiegarono le regole della Coppa Italia, del doppio colpo. Vabbè, mi hai tirato fuori con Alan Ray che chiama il time out poco prima in casa contro Caserta al debutto in Serie A, vi ricordate? Chiama il time out per le palle. Scene favolose di questi scappati di casa. No, ma allora, ricomponiamoci. Ridò la palla a Luca. Luca, io rimango un po'... sai cosa mi fa sorprendere? È questo, quello che diceva prima Edu. Sì, probabilmente il lavoro di Nicola Tolomei forse numericamente non è stato così incredibile, ma c'era comunque un lavoro che stava andando avanti. C'era una base, si stava lavorando su qualcosa che prima la Virtus Roma non aveva. E noi eravamo tutti contenti di questo, perché significa... che finalmente c'è un cambio di rotta, Luca. Cioè, io non ho festeggiato, non ho preso lo champagne, ma ho visto un personaggio che organizzava la conferenza stampa il venerdì, cosa che noi abbiamo completamente perso a Roma da anni. C'era l'evento con Brescia nel ricordo di Solfrini. Cioè, si è dato da fare. Il crowdfunding, quello forse mi permetto di dire, è stata una fesseria, perché andava fatto con più pazienza, preparato mediaticamente e lanciato molto meglio. Però, cioè, ha smosso un po' di acque. Quindi, sì. Perché proprio in questo momento in cui hai... Sono due aspetti diversi. Io sono d'accordo con te, nel senso che il lavoro non solo è apprezzato per i motivi che dici tu, ma anche perché... Ecco, prima Gabriele faceva riferimento, no? A 14.000 persone per Danny Ferri, di cui a metà non sapevano le regole. Quest'anno ne abbiamo viste 9.000 contro Milano, giovani e giovani che giocano a basket. Esatto. E questa è sempre stata la cosa mancata a Roma. Cioè, a Roma c'erano pochi tifosi, tanti curiosi, pochi dei praticanti del basket che andavano a vedere la Virtus. E questa cosa quest'anno, ripartendo dal basso, si stava facendo. Sì. Però sono delle cose diverse, nel senso che è ovvio, è un peccato, perché ti dà l'idea, che però un'idea che c'è sempre stata purtroppo, che della mancanza di un discorso a lungo termine, perché se tu cominci questo percorso ma dopo 7 mesi annunci che chiudi, allora vuol dire che programmazione Luca, mancavano delle basi. Io direi anche l'anno prima è cominciato tutto un discorso a livello di comunicazione, di social network un po' più moderna, eccetera, che si è interrotto pure quello. I motivi non li so, qualcuno forse sì, diventa anche secondario, no? Perché a quel punto l'idea che tu hai qual è? È che ogni volta con le migliori intenzioni e con buoni risultati, però un percorso inizia, ma poi dopo finire e resta così, lettera morta. Perché queste però sono le cose da cui, no, si poteva eventualmente provare a ricostruire dal basso qualcosa che rendesse appunto bello essere il proprietario della squadra di Roma, non una sofferenza. Io vi garantisco che le idee, scusami Edu, le idee che stava mettendo sul tavolo Nicola Tolomei ci avrebbero dato già l'anno prossimo una dimensione molto diversa. Bravo. Questo è il vero ragionamento. Non si può chiedere a una persona non di Roma, che per quanto possa conoscerla, arriva all'improvviso, non gli si può chiedere nel giro di pochi mesi di fare naturalmente di fare le nozze coi fichi secchi, naturalmente. Quindi il lavoro di Nicola Tolomei andava proseguito e supportato ancora per vederne i risultati a medio-lungo termine. Questo è il discorso. Quanto al discorso della programmazione, è una cosa che a Roma e alla Virtus Roma purtroppo è sempre mancato. Io ricordo, perché ahimè sono il più vecchio in questa piccola combriccola che siamo noi,
ricordo che dopo lo scudetto dell'83 Bianchini disse: adesso Roma è pronta per avere, dopo la Coppa dei Campioni veramente, disse: adesso Roma è pronta per avere 1000 canestri, esatto, e 1000 campi in ogni quartiere, una cosa di questo genere. Non ci sono mai stati, purtroppo, motivi storici, sociali, economici, non lo so. Non, vabbè, stiamo zitti, va, che è meglio. È troppo complicato, ovviamente, e da lì ci sono state tante, tante proprietà. Io volevo dire una cosa che forse Luca, da storico attento anche alle cifre e ai numeri, avrà notato. Claudio Toti, per chi crede a queste cose, sia chiaro, certo, non gliela sto tirando. Claudio Toti è il 13° presidente della Virtus Roma. Sì, dovrebbe essere così. Però, almeno la metà almeno di questi 13 sono tutti dirigenti di banca che si sono avvicendati. Sì. Fino a Eliseo Di Mo, che c'è stato. Esatto. Sempre acuto, sempre per... Però il numero 13. Tassonomico, sempre tassonomico. È il numero 13. No, non fa niente. Ma io non ci credo. Per chi crede a queste cose... No, io non ci credo, non ci credo, non credo ai numeri. Chi ci dice sempre che non è vero. Non credo ai numeri. E comunque vi do notizia, perché in questo momento, in tempo reale, sul... Non ci hanno mai stato. Vi do comunque la notizia che in tempo reale, in questo momento, sulla 7 c'è il sindaco Raggi che sta parlando col simpatico Giletti. Quindi ma non stanno parlando del tutto. Non credo che stiano parlando del tutto. Le cose importanti quando, però. Adesso faccio una telefonata in diretta. Dunque, signori, io direi di congedarci, perché siamo state anche direi a lungo. Come ci lasciamo, Luca? Con quale Io vorrei ci lasciamo con questa cosa: essere il proprietario della squadra di basket di Roma è una cosa bella. Bella, bravissimo. Chi lo è adesso e chi lo sarà, lo è una cosa. Sì. Luca, ci sono problemi, ci sono un attimo di problemi con la tua connessione, ma sei stato perfetto. Gab? Sì, e io voglio stare sulla mia falsariga del cinismo, e quindi dico: se tu vuoi invitare un presidente, detto la prossima volta inviteremo un presidente, invita un po' Armando Buonamici. Aia, questa l'hai toccata piano. Ha fatto l'anteprima della prossima puntata. Non lo so, a questo punto, cioè, ragazzi, io volevo anche, noi, come ti ricordi, l'altra sera dovevamo intervistare Germano D'Arcangeli, che è anche un altro, che è un personaggino che di basket un po' ne sa, no? Soprattutto nella costruzione di squadra, società. Cedu, come ci salutiamo allora? Invece tu come... Più o meno come ha salutato Luca, gioia, contraddicendo il mio pessimismo professionale, pensiamo con gioia e con un po' di allegria ai prossimi mesi, intanto per noi stessi, perché è necessario, e poi perché appunto, insomma, avere la Virtus Roma deve essere una gioia da condividere con tutti. Basta stampa, tifosi, dirigenti e quant'altro. Poi le difficoltà ci sono, perché non c'è niente da dire. Sembra che quest'anno dovesse spazzare via tutto e tutti, e invece non è che le cose andassero proprio benissimo. Quindi le difficoltà ci sono, ma affrontate con un po' più di gioia, e soprattutto io direi, chiederei linearità. Poi... D'accordo o non d'accordo, ognuno di noi avrà sempre la sua opinione. Per questo che c'è. Linearità. Signori, allora io prima di tutto ringrazio vivamente Luca, con la speranza di risentirci, non so, tra qui a un mesetto, vediamo cosa succede. Buonasera Luca, grazie a te. Ciao a tutti, ciao Edo, ciao Gabriele. Ciao Luca. Buonasera anche a te, Gab. Direttore, buonasera, grazie per l'opportunità, un saluto ai nostri colleghi e a tutti i nostri ascoltatori. Cedo, tu che sei il decano, un carissimo grande abbraccio, un grande augurio, e speriamo bene che le cose... Speriamo bene, ragazzi, non possiamo chiedere altro. Intanto grazie ancora, buona serata con le prossime puntate di Orano.net. Grazie. Ciao.